Buonasera, bentrovati al nostro TG regionale. Partiamo dalla situazione dello Sri Lanka perché ci sono anche turisti italiani preoccupati per il rientro e tra questi anche un avvocato fiorentino. Vediamo. In questo momento siamo sul mare, lontani da Colombo e non sembra ci siano particolari allarmi. Siamo però preoccupati per come rientrare a Colombo nei prossimi giorni. Speravo che oggi fosse finita. Qui siamo tranquilli, ci hanno garantito protezione e permane il coprifuoco notturno dalle 20 alle 4. È quanto dice all'ANSA un avvocato fiorentino, Roberto Mariotti, 46 anni, in vacanza in Sri Lanka con la fidanzata di Cagliari. Nello Sri Lanka oggi ci sono state nuove esplosioni e la situazione si fa via via sempre più preoccupante. Il 26 aprile abbiamo l'aereo e la sera prima abbiamo prenotato un albergo vicino all'aeroporto, aggiunge Mariotti. Pensavamo di arrivare a Colombo in autobus perché siamo a circa 6-7 ore di distanza, ma sentite le ultime notizie, a questo punto non so come faremo per il trasferimento. L'idea è comunque quella di aspettare il volo del 26 aprile, dice ancora, e non anticiparlo perché magari si calmano un po' le acque. Il problema è organizzare il trasferimento. Il corpo di un uomo è stato di circa 60 anni in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nel pomeriggio sul greto del fiume Arno a San Giovanni alla Vena, nel comune di Vico Pisano, in provincia di Pisa. Ancora sconosciuta l'identità, al momento del ritrovamento negli indumenti dell'uomo non è stato rinvenuto alcun documento. Negli ultimi giorni in provincia di Pisa non ci sarebbero state segnalazioni di persone scomparse o allontanate da casa. Sul posto i carabinieri della stazione di Cascina, a cui sono affidate le indagini, oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per recuperare il cadavere rimasto impigliato nella vegetazione presente sul greto del fiume. E andiamo a Pistoia, minaccia i genitori e si scaglia contro i carabinieri, arrestato 31enne. Vediamo. È finita con l'arresto di un 31enne per maltrattamenti, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Una drammatica serata di Pasqua per una famiglia di Montale, in provincia di Pistoia. Nella zona di Fognano, un 31enne disoccupato con vari precedenti di polizia e problemi di tossicodipendenza, al culmine di una lite avuta con i genitori conviventi, dai quali stava inutilmente tentando di ottenere una somma di denaro, è arrivato a minacciare e ingiuriarli esibendo un tirapugni. Spaventati dall'evoluzione della lite, i due coniugi hanno chiamato il 112 e i carabinieri di Agliana e del NORM con due pattuglie sono intervenuti, bloccando ed arrestando il figlio che si è scagliato contro i militari nel tentativo di colpirli con il tirapugni. Il 31enne è stato trasferito nelle camere di sicurezza del comando provinciale dell'Arma in Viale Italia a Pistoia in attesa del processo per direttissima. E ora a Grosseto parliamo di un concorso fotografico che si chiama Grosseto e Castiglione della Pescaia, ieri e oggi. Carlo Sestini. Grosseto e Castiglione della Pescaia ieri e oggi. Questo è il titolo di un concorso voluto dall'Archivio Gori in collaborazione con la Nazione, in collaborazione con i due comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia e con la biblioteca Chegliana. Un modo per guardare attraverso gli occhi di chi ha scattato delle foto nel secolo scorso, vale a dire i fratelli Gori, attraverso anche una visione del presente, quella appunto rappresentata dai ragazzi delle scuole che hanno partecipato. Questo è un altro progetto per i giovani delle scuole che si va ad aggiungere a quelli precedentemente fatti. Voglio ricordare i quaderni. 2 anni fa questo progetto molto importante, sempre per le scuole, questi quaderni le cui copertine sono illustrate dalle nostre fotografie, che ha raccolto questa iniziativa sia il sindaco di Grosseto che quello di Castiglione della Pescaia e sono stati donati a tutte le scuole. Proprio questo quaderno, per ringraziare tutti i ragazzi che sono intervenuti oggi e che hanno partecipato a
questo concorso verrà fatto dono unitamente ad una nostra penna con griffata Archivio Fratelli Gori, quindi un progetto ancora importante rivolto alle scuole, perché i ragazzi e le scuole sono il nostro domani. I ragazzi hanno fatto delle foto bellissime, ma non riprese dal punto di vista Archivio Fratelli Gori, ma secondo il loro punto di vista, quello più moderno. Questa iniziativa appunto va a mettere in evidenza i luoghi del nostro territorio, della nostra città di un tempo e le rapporta ad oggi, quindi un lavoro fatto dai ragazzi delle scuole, molto interessante, molto bello, che appunto valorizza attraverso la fotografia ma anche la descrizione di questi luoghi ciò che è stato e ciò che è. È stato un progetto molto importante che abbiamo presentato insieme all'Archivio Gori e alle nostre scuole e siamo stati molto lieti, insomma, che i bambini accompagnati dalle loro maestre hanno potuto lavorare in questo senso, valorizzando quello che è il nostro territorio oggi in una prospettiva appunto, guardando una prospettiva legata a quello che è stato nel passato, e come credo che sia importante questo investimento che è stato fatto, perché studiando il passato e valorizzando il passato sicuramente si è fatto un grosso investimento nel futuro. Rimaniamo a Grosseto perché ci sono 14 guide per i musei della Maremma, vediamo. Presentate le ultime 14 guide per quanto riguarda i musei della provincia di Grosseto, che seguono la pubblicazione della guida completa della provincia, quindi uno strumento in più per i turisti, uno strumento in più per chi vuole conoscere questa terra che ha tanto da raccontare per quanto riguarda la propria storia. Sì, è un progetto che nasce nel 2011 quando i musei, la rete dei musei di Maremma, che era nata nel 2014, volle dotarsi di uno strumento proprio per invitare i visitatori a un viaggio e a un viaggio dentro i musei di Maremma, e quindi fu individuato uno scrittore, giornalista, viaggiatore, autore di tantissime guide non tradizionali, perché quello che abbiamo voluto fare era proprio un invito al viaggio e non la classica guida in cui viene spiegato entri nel museo, a destra c'è questo oggetto, ma proprio un viaggio. E quindi Andrea Semplici, questo scrittore, giornalista, viaggiatore, si accettò l'incarico e scrisse la prima guida, che, come si vede bene dalla copertina, non si intitola I musei di Maremma, ma La Maremma dei musei, quindi è un viaggio in Maremma attraverso i suoi musei, un invito ad un viaggio che è anche emozionale, perché Andrea Semplici in questo suo percorso si è fatto accompagnare da personaggi come San Cerbone, come Isidoro Falchi, Davide Lazzaretti, Sandrone, che è la famosa scimmia, l'Oreopiteco, non scimmia, che si trova nel Museo di Storia Naturale di Grosseto. E dopo questa prima guida i vari musei, che l'hanno molto apprezzata, i vari direttori di musei, le amministrazioni, hanno pensato di realizzarne una per ogni museo o gruppo di musei. Quindi nel 2018 abbiamo ultimato l'ultimo gruppo, e un lavoro molto importante che ci ha impegnato in tutti questi anni, è stato impegnativo sia per il centro di rete ma sia anche per i singoli direttori, che hanno naturalmente dovuto rileggere e rileggere il testo scritto da Semplici, scrivere i propri box, quindi degli approfondimenti, e le fotografie che sono state fornite sia dall'autore sia dall'editore sia poi dagli stessi musei. Un lavoro reso possibile grazie anche all'edizione Figi. Sì, nelle edizioni CP Adver e Figi è stato un partner veramente prezioso, perché ci ha seguito in tutto questo lunghissimo percorso, e quindi tutti i musei hanno queste guide che si vendono in tutto il territorio grossetano. E a proposito di musei, andiamo a Pistoia perché la Fondazione Pistoia Musei apre le attività con due importanti mostre, vediamo. Da Emilio Greco a Renato Guttuso, passando per Marino Marini, Francesco Messina, Bruno Cassinari, Antonio Recalcati, Beppi Romagnoli, Ernesto Treccani, Lucio Fontana, Gio Pomodoro ed altri grandi del Novecento. È la mostra Italia Moderna 1945-1975, dalla ricostruzione alla contestazione, a cura di Marco Meneguzzo, che apre al pubblico a Palazzo Buontalenti di Pistoia, in contemporanea il vicino Palazzo De Rossi,
si presenta a Pistoia 900-1900-1945, un rinnovato percorso espositivo dedicato all'arte del Novecento pistoiese a cura di Anna Maria Iacuzzi e Philip Reynolds. I due appuntamenti hanno un comune denominatore. A 4 mesi dall'annuncio della sua nascita, infatti, la Fondazione Pistoia Musei inaugura le proprie attività, aprendo le porte di 3 delle 4 sedi che costituiscono il nuovo sistema museale cittadino affidato alla direzione scientifica di Philip Reynolds. Appunto, la Fondazione Pistoia Musei punta su 4 monumenti in città e 2 aprono oggi, stasera, domani, e sono meravigliose grazie ad un fantastico staff della Fondazione, alla volontà della Fondazione. Quindi una mostra del dopoguerra in Italia, tutto il territorio, è una chicca di una mostra museale delle collezioni dell'inizio del Novecento, proprio pistoiese, ed è una cosa bellissima. La mostra è divisa in 2 tappe, c'è anche tanto materiale da vedere ed è giusto che sia così. Sì, il palazzo restaurato è veramente grande, ma non è grandissimo, sono 11 sale, per cui noi ci siamo inventati un format nuovo, e questo format è: vi diamo una mostra ma in 2 tappe diverse, in modo che così si possano vedere tante cose e poi magari ritornare a perfezionare con altri artisti. Per cui la prima tappa finisce al 1960 e finisce cronologicamente alla fine di agosto, la seconda inizia in settembre, va fino a novembre e va dal 60 al 75. Sì, in realtà è un'iniziativa di valorizzazione di una collezione che trova la sua principale sede nelle Gallerie d'Italia, nello specifico nel cantiere del Novecento delle Gallerie d'Italia di Milano in Piazza della Scala, ma che in realtà vive in una modalità oggettivamente straordinaria ed efficace qui a Pistoia. Io credo che anzi si debba riconoscere il lavoro fatto, un lavoro con grande sapienza, con grande capacità, che restituisce a queste opere una importanza e una piacevolezza anche alla visita che raramente si incontra. E ora a Prato, dove stamani si è corsa la maratonina che ovviamente, come era nelle previsioni, è stata vinta dai keniani. Vediamo. 2500 i partecipanti alla 31esima maratonina Città di Prato, che si è disputata oggi nella città laniera. Al traguardo è stato Sammy Kipchetik, Kenya, pettorale numero 7, a vincere in 1:03:54. Dietro di lui il ruandese John Akizimana in 1:05:06. Mentre sul gradino più basso del podio arriva Felicien Multira, Ruanda, in 1:05:45. Al femminile è la keniana Lena Jerotic a vincere in 1:13:02, precedendo la compagna Carolina Cherono in 1:15:20, e con il terzo tempo a chiudere il podio tutto keniano Vivian Yerop Kemboi, 1:17:48. Ha preso parte alla gara anche il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Sì, quest'anno è stato un buon risultato per me personalmente, perché insomma è la terza volta che riesco a finirla e insomma sono molto contento, ma soprattutto per la città. Ringrazio gli organizzatori, gli sponsor, le tante persone lungo il percorso, i tantissimi partecipanti. È una festa, credo, veramente per tutti. I numeri crescono, ci stanno dando ragione, grandi sponsor, una bella partecipazione e tanta gente viene anche da fuori Prato. Io credo che davvero questo sia il senso di questa maratonina, per cui bisogna veramente ringraziare chi da 31 anni si impegna con passione, attenzione, dedizione per rendere questo appuntamento praticamente perfetto. I giorni prima con questo villaggio qui, il villaggio running in Piazza delle Carceri, e poi il giorno della maratonina, che insomma è veramente qualcosa di importante, con tanta gente che, come dire, ti dà una mano, ti dà una spinta, ti sostiene anche lungo il percorso, e questo è molto bello. Io ringrazio veramente tutti, sono molto contento per me e anche per tutti noi. Credo sia di avere un valore per la comunità questa manifestazione. Sì, è una festa della città ormai che travalica il mondo sportivo. Questo ormai Pasquetta è un appuntamento costante in cui si riesce a coinvolgere tanti cittadini, si coinvolge tutta la città, tanti sponsor, e fa piacere vedere una Piazza delle Carceri ritornata a un grande splendore con una manifestazione di popolo come questa. Domenico Labanca è il primo italiano. Non sono proprio i miei tempi, perché mi sono allenato tutta la settimana, sono a 100 km con oggi, quindi
la faccio in previsione della maratona, però ci tenevo perché uno degli sponsor principali della maratonina di Prato è l'azienda dove lavoro, che mi ha regalato il pettorale per correre, quindi ci tenevo a ringraziare l'Estra e comunque questa organizzazione, perché è davvero un percorso stupendo, le persone sono fantastiche attorno al percorso, che dire, Pasquetta è il miglior modo per festeggiarla se non a Prato. È tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.